È una cosa che infastidisce terribilmente un sacco di persone e posso parlare anche per me stesso fino a non molto tempo fa, ma devo dire che con un cambio di atteggiamento e guardando le cose per quello che sono, col passare del tempo il fatto di sbagliarsi l'ho visto sempre più positivamente e forse posso arrivare ora a dirvi perfino che io adoro sbagliarmi e vi voglio spiegare perché. Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Diary. Allora, argomento un po' strano quello di oggi, perché un video con un titolo come questo, Adoro sbagliarmi, è un po' particolare, ve lo concedo, ok? E potreste chiedervi che diavolo stai dicendo, perché mai adoro sbagliarti, o qualcuno potrebbe essere anche portato a dire ah, allora ti adori un sacco di volte. Sì, sono sicuro che qualcuno commenterà così, o perlomeno qualcuno l'avrà pensato. Ma ci sta, perché quando fai un titolo provocatorio devi anche mettere in conto che molte persone lo possono interpretare in maniera un po' bizzarra, ma il tema è bizzarro e non posso negarlo, e riguarda un po' il fatto che sbagliarsi, ragazzi, è un qualcosa che mi sono reso conto che è assai sottovalutato nelle sue potenzialità positive. Voglio fare un passo indietro. In passato, ragazzi, io diciamo che le cose che pensavo, che ora sono anche molto variate ed è stato parte del mio percorso arrivare a questa sorta di, tra virgolette, illuminazione, il fatto di sbagliarmi e rendermi conto che qualcosa che pensavo non era vero mi causava un grande stress. Mi causava un grande stress e credo che molti di voi potranno connettersi con questa cosa, semplicemente perché a nessuno quasi piace sentirsi in errore. Perché? Perché è una sorta di giudizio su di te. È una sorta di giudizio su di te per il semplice fatto che, vuoi o non vuoi, quello che dici un po' ti rappresenta, altrimenti come faremmo a comunicare? Come si fa a giudicare le persone? Qualcuno dice non giudicare, che cazzo dici, lo facciamo tutti i giorni, il problema è come, no? E adesso ci arriviamo. Giudicare una persona, ragazzi, è una cosa semplicemente naturale per il semplice fatto che se no non puoi renderti conto di niente nella vita. Il problema è come arrivi a giudicare una persona e il problema è come giudichi anche quello che le persone dicono. Dipende anche dal come. Quando tu sei convinto di sapere una cosa, e farò anche un video probabilmente sull'ignoranza, che è un'altra questione, e su cui ho avuto un certo percorso anche da quel punto di vista, tu ti ritrovi quasi a identificarti con un qualcosa che pensi. E quindi quello che hai detto in passato, quello che fa testo, soprattutto per uno che fa video come me, risulta a volte essere un peso piuttosto grande, d'accordo? E siccome nessuno è perfetto e pochi sono abbastanza adeguati dal ritrovarsi dalla parte della ragione la maggior parte delle volte, che ne dicano, perché ognuno di noi è fallace e fa madornali errori nel corso di tutta la sua vita, e io non sono certo escluso da questi, anzi, ci ritroveremo prima o poi a renderci conto di aver fatto delle cappellate megagalattiche, e il fatto di ammetterlo a volte può fare male, ma soprattutto è il fatto che a far male non è soltanto quello. Ammettere di aver sbagliato può anche essere una cosa che in realtà non ti insegna niente. Puoi anche buttarla lì, proprio per il fatto che siamo tutti quanti fallaci, dice vabbè ho sbagliato, che sarà mai, amen. Dare la giusta dimensione al tuo errore, capire che perché è arrivato, cercare di rimediare se è possibile e cercare di fare meglio la prossima volta è tutta una concatenazione di cose che è piuttosto faticosa. E ti mette in crisi soprattutto se quello che hai detto lo fai, diciamo, equivalere con il tuo valore come persona. Se tu dici una cosa, un'opinione politica, un'opinione sportiva, un'opinione di vita vissuta, qualunque cosa, e poi quel qualcosa si rivela fallace e si verifica qualcosa che contraddice palesemente quello che hai detto, tu ti senti mancante di qualcosa. È come se tu avessi fallito proprio. Io, col passare del tempo, mi sono concentrato proprio su questo e mi sono reso conto che il fatto di sbagliarsi è naturale, ma è piuttosto sbagliato anche farlo equivalere come un fallimento.
mi viene in mente l'ultima trilogia di Star Wars, che non citerei per nessun'altra ragione al mondo, ma l'unico punto bello era quello in cui il vecchio Luke si confronta con lo spettro dell'ancora più vecchio Yoda, e Yoda gli dice che fallimento migliore maestro è, o qualcosa del genere, non mi ricordo le parole adeguate. Ma allora, e questa non serviva a Yoda, l'abbiamo sentito anche da tante persone nel corso della storia dell'umanità, dire che il fallimento è un grandissimo insegnante. Il problema però è che devi capire che sei in procinto di imparare. In realtà, e mi succedeva molto spesso prima, quando tu dici una cosa, non la dici perché sei in un percorso, secondo te, la dici perché sei arrivato alla fine di quel percorso, no? A tuo parere. Quindi questa cosa, come l'ho pensata, è giusta così e la affermo in quanto tale. In realtà, purtroppo, non lo puoi sapere. La chiave di tutto questo è stata un po' di esame di coscienza per me. Rendersi conto della fallacia di ogni essere umano, quello già lo sapevo, ma rendersi conto della dimensione della fallacia di ogni essere umano e farne conseguire da questo una certa umiltà. Cioè il sapere che, molto semplicemente, tutto quello che esce dalla nostra bocca potrebbe in realtà essere sbagliato e noi non abbiamo un modo universale per essere assolutamente certi al 100% che questo non si verifichi. Anche per le cose di cui sei più sicuro al mondo, puoi sinceramente dirmi che sono giuste al 100% senza possibilità di appello mai nella vita, nelle ere delle ere delle ere, con possibilità assoluta 0 su 0? Non credo che ci sia questa possibilità. Dobbiamo sapere che tutto quello che diciamo può essere fallace. Da questo, io col tempo ho capito che il bagno di umiltà era assolutamente necessario. Ne ho parlato più volte su questo canale, ma credo che sia particolarmente giusto affermarlo in un periodo in cui si scambiano opinioni molto di frequente, a cui manca un allegato fondamentale, secondo me. Il io credo che, con tutta l'umiltà che ne deve conseguire. Ovvero, quello che dici è una tua opinione. E anche se rinforzata da fatti che possono renderla molto più valida, stabile e significativa di altre, non puoi mai essere sicuro al 100% che questo sia veramente quello che sarà valido per sempre e che quella cosa che tu hai detto tornerà a essere valida in ogni circostanza, in ogni occasione, in ogni momento, in ogni epoca e con qualunque persona tu abbia a che fare. Puoi davvero assicurarmi questo? Nessuno può. Nessuno può mai. E allora che facciamo? Non diciamo più niente? No! Al contrario, ho imparato ad apprezzare veramente il dialogo proprio in seguito a questo. E come mai arrivo al adoro sbagliarmi? Perché mi sono reso conto che una volta che hai sbloccato nella tua mente, almeno in parte, voglio dire, nessuno è mai arrivato a questa totale illuminazione, io stesso che ve lo sto dicendo, a volte anche io cado ancora in fallo e quando mi rendo conto di sbagliarmi sento un dolore interno come se ne derivasse il mio valore, ancora un po' lo faccio, ragazzi, nessuno è perfetto e il cammino è sempre in corso per tutti, d'accordo? Non mi sto rivolgendo a voi perché ci sono arrivato e quindi adesso vi insegno, no ragazzi, condividiamo tutti questo passaggio, vuoi o non vuoi. Quindi perché adesso inizio, mi sento di poter iniziare a dirvi che adoro sbagliarmi, perché il percorso che ho notato che accade una volta che prendi la parte buona del tuo fallimento e del tuo errore, è veramente un motivo di crescita e un qualcosa che ti spinge a essere davvero migliore. Se qualcosa che tu credevi essere vero si rivela falso, in realtà, se lo guardi dal punto di vista strettamente logico e strettamente fattuale, togliendogli qualsiasi valore morale e togliendogli qualsiasi valore sentimentale, cioè diciamo emozionale che possa avere per te, tu in realtà altro non hai fatto che avere nuove informazioni più aggiornate. Quindi di fatto questo è, dal punto di vista strettamente logico, un netto beneficio per te. Quindi il tuo fallimento, il tuo sbagliarti, è in realtà, in quel momento, se lo riconosci adeguatamente e se lo vivi bene, un netto vantaggio rispetto a come eri fino a 5 minuti prima. E questa è una cosa che col passare del tempo, faticosamente, non ve lo nego, ho imparato piano piano ad apprezzare del motivo per cui sto facendo questo video adesso.
È uno di quei video in cui voglio lanciare questo piccolo messaggio perché credo che possa essere costruttivo per molti che fanno veramente fatica con l'idea di ammettere di essersi sbagliati. Non dovete soltanto ammetterlo, dovete abbracciare, secondo me, il vostro fallimento. Una volta che sono riuscito, non sempre, ripeto, a fare questo, ne ho tratto beneficio immediatamente. Ed è migliorato un qualche aspetto della mia vita o della mia conoscenza o della mia filosofia o del mio mondo circostante. È praticamente stato sempre un beneficio. Di nuovo, non mi aspetto che sia una cosa facile per chiunque, perché non lo è neanche per me. Anche io, ripeto, cado spesso nel reagire in maniera emotiva al sentirsi in fallo dopo che ti rendi conto di esserti sbagliato. Ma è abbastanza per iniziare a dirvi: cavolo, guardate che io ho scoperto queste cose che sono veramente così, che sono veramente dei meccanismi buoni. E quindi, di fronte a voi, vi dico, con tutti i semma del caso e con tutte le fallacie possibili che vi possiate immaginare, sì, mi sa, ragazzi, che sto cominciando ad adorare l'idea di sbagliarmi. Ultima cosa prima di lasciarci, ragazzi, è che l'umiltà che deve far parte di tutto questo percorso ovviamente va anche nei modi, ed è un'altra cosa di cui vi vorrò parlare. Io normalmente accetto qualsiasi tipo di opinione, anche la più bislacca, d'accordo? A una condizione: la civiltà, d'accordo? Perché questo avvenga, perché tutto questo che vi ho detto avvenga, ci vuole un presupposto, almeno uno. Quel minimo di educazione che vi porta a essere decenti e civili con altre persone, nella stragrande maggioranza delle circostanze. Se c'è una cosa che, ormai lo sapete se mi seguite da un po', che non tollero nella maniera più assoluta sui miei canali, è l'inciviltà, l'insulto e il comportarsi da cafoni, no? Potete dire le cose più estreme del mondo, se lo dite con garbo e con portando i vostri ragionamenti, troverete chi è in fortissimo disaccordo con voi, magari io stesso, ma non verrete messi alla porta o non verrete derisi o cose del genere. Se invece arrivate con la prosopopea e con l'inciviltà di voler spiegare qualcosa a qualcuno dall'alto di non si sa che, questa non è civiltà. Siamo tutti nella stessa barca e, molto semplicemente, non siete benvenuti. In tutti gli altri casi possibili, invece lo siete. Mi ricollego a questo perché? Per dirvi qual è la politica dei miei canali? No, è perché questo progetto, secondo me, si deve per forza associare alla volontà di dialogare. Perché se arrivi, dici una cosa con la massima umiltà possibile e arriva un altro che invece dall'alto di non si sa che ti blasta dicendoti che sei un maledetto idiota per pensare queste cose e non capisci assolutamente niente, per questo sei una merda, ovviamente il discorso non va molto avanti. Potresti anche fare lo sforzo di leggere tra le righe attraverso l'insulto, ma parliamoci chiaro, pochi hanno voglia di farlo e onestamente è lecito aspettarsi di più da un'altra persona che vuole vivere in un paese civile. Perciò diciamo che ci sono altre persone con cui avere a che fare che possono darti dei benefici senza per forza essere degli incivili, d'accordo? Quindi, a beneficio di questo, voglio dire che questo è un percorso che ho scoperto essere vero nell'ultimo periodo ed è una cosa di cui volevo parlare con voi perché penso davvero che possa essere di beneficio a qualcuno. Fatemi sapere se è così, d'accordo? Non voglio dilungarmi troppo, è uno di quei video in cui volevo esprimere un semplice concetto. Spero di esserci riuscito. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, d'accordo? La sezione commenti è tutta vostra, grazie mille per aver visto questo video. Noi ci vediamo al prossimo e, come sempre, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate tutti i link ai miei social per seguirmi anche lì e i link a tutti i miei altri canali che fanno parte del mio universo, tra virgolette, di contenuti. Alla prossima, ragazzi!